È sotto processo a Minsk, accusato di frode fiscale, Aleš Biljanski, militante storico per i diritti umani in Bielorussia. Al centro del processo alcuni conti bancari trovati all'estero e riconducibili al suo nome, una maniera per aggirare le norme restrittive sui fondi alle ONG, sostiene la difesa. Oleg Gulak, rappresentante del Comitato Helsinki in Bielorussia. Biljanski, a causa delle leggi esistenti, per fare funzionare la sua organizzazione, è stato costretto a collocare i fondi in conti correnti personali all'estero. Gli oppositori all'uomo forte della Bielorussia, Lukashenko, tra cui l'ex sfidante alle presidenziali, Milinkievich, parlano di processo politico. Se giudicato colpevole, Biljanski rischia una condanna da 3 a 7 anni di carcere.